catena di alberghi. Era immerso nella civiltà, ma la trovava incivile. Tutti nell'America dell'inizio del secolo scorso sapevano dove andare. Lui non lo sapeva. Tutti avevano interessi, lui no. Aveva i soldi per comprarsi una banca, ma lo riteneva inutile. Era timido come un pesce d'acquario. Un giorno, nel ballatoio della sua fantasia, intuì che chi viaggia ha bisogno di un letto, possibilmente lo stesso in ogni parte del mondo, e inventò una catena di alberghi. Spinto dagli eterni mulini della mente, da vero medium del commercio, da Calcutta a Denver, da Nizza a Teheran, fondò 153 alberghi in 92 paesi. Immaginava tutto, però voleva che nessuno gli domandasse cosa. Comprese l'incomprensibile in fatto di ospitalità e soprattutto immaginò una camera, un letto, una doccia e un rubinetto con l'acqua calda, sempre uguali ovunque, perché il viaggiatore li ricordasse con la forza dell'abitudine. Commento. Le intuizioni ci giungono dalla regione della mente, chiamata mente supernormale, e spesso sono il risultato di cognizioni che abbiamo appreso quando eravamo disincarnati e che, ritornati nella materia, abbiamo messo a frutto. Alcune creature potrebbero concretare grandi intuizioni, ma è come se avessero sbagliato epoca perché, pur avendo immagazzinato da disincarnate notevoli cognizioni, non riescono a metterle a frutto perché sono in anticipo sui tempi.